La Nico batte la neopromossa Viterbo 54-48, torna al successo dopo il K.O. di Civitanova Marche, non entusiasma di certo, ma conquista due punti preziosi che la rilanciano nelle zone altissime della classifica. Il tutto a dispetto di un mare di errori e di blocchi mentali che hanno condizionato un match sulla carta strafavorevole alle Val di Nevoline. E i numeri parlano chiaro: 36% al tiro, 37% nelle conclusioni da due, addirittura il 47% ai liberi. Luca, risultato va bene, poi che cos'altro c'è da salvare? Penso il sorriso alla fine quando Clara continuava a sbagliarla sotto. Questo è... sono quelle partite che dopo una sconfitta ci possono capitare, però 54 punti per il modo che ho di pensare la pallacanestro non è ammissibile, perché cioè, se io fossi un bimbo non giocherei a pallacanestro oggi. Pensiamo anche dal lato positivo, magari in certe situazioni partite come queste si possono anche perdere. Sì, sicuramente si possono perdere, sono state brave le ragazze a fare il 7-0 quando loro sono tornate meno 3, però bisogna che siamo un po' più costanti nel nostro rendimento offensivo, perché 54 punti non si vincono le partite e non si diverte nessuno. Tantissimi errori mentali, tantissimi errori di esecuzione dei giochi e di poca corsa e fluidità offensiva ci possono stare, perché dopo una sconfitta come abbiamo subito a Civitanova con una squadra che tirava il 65% da tre punti, oggi in casa era un'altra partita di quelle che nella testa delle ragazze risulta che non puoi perdere, e perderla un attimo. Oggi c'è da salvare solo il risultato comunque. Beh, di buono c'è veramente poco da prendere in realtà. E l'unica cosa è che abbiamo capito che insomma non ci siamo e che dobbiamo lavorare molto di più di quello che stiamo facendo. E dobbiamo amalgamarci meglio, entrare nel nostro sistema di gioco. E di buono c'è veramente poco in realtà. L'unica cosa buona che posso dire è che come squadra non abbiamo mollato fino alla fine, siamo state sempre tutte insieme, nonostante le difficoltà siamo rimaste unite, siamo rimaste tutto il tempo a incoraggiarci, e questo secondo me credo sia la cosa più buona che possiamo prendere. Credo che siamo stati un po' problemi di concentrazione, non siamo entrate con la testa giusta, non siamo riuscite a fare le cose che avevamo preparato durante la settimana. Credo anche che la grande fisicità del gioco ci abbia un po' fatto perdere la concentrazione, ecco.